Buonasera, amici di YouTube. In questa puntata delle Storie Horrumor vi parleremo del trauma. Ebbene sì, il trauma di un uomo o una donna, non si sa, che ha subito un trauma. E oggi ce l'abbiamo qui in diretta perché il vostro dottor Virgilio Lucozzi ha dovuto fare un viaggio tremendo per andarla a cercare. Sono andato dappertutto e l'ho scovato, ho scovata. E tra poco vi farò dire che cosa ha subito questa persona. A tra poco. Va bene? Il video non parte, ci deve essere qualche problema. Ecco perché. Un saluto a tutti quanti! Oserei dire che il mio non è stato un trauma, ma è stato uno shock! Adesso vi racconterò cosa mi accadde nel 1280, giusto qualche annetto fa. Io avevo una fame incredibile, presi il telefono, composi il numero, e chiamai la prima pizzeria aperta, e già lì ci fu il primo segnale. Dovetti chiamare 15 pizzerie, e il numero era sempre quello. Alla fine chiamai quel numero, e chi rispose? Anche adesso non me lo ricordo, ma qualcuno mi disse: che pizza vuole prendere? Io risposi: margherita, la margherita. Solo adesso pensarci mi tremano ancora le gambe, scusate, ma il cuore che batte a mille. Adesso vi spiegherò il perché. Dopo aver chiamato, riattaccai. Aspettai 5 minuti, dopodiché mi addormentai sulla mia dondolo. Dopo un po' sentì un cane abbaiare, mi svegliai, ma siccome non ho il cane, non mi alzai per nulla. Dopo altri 10 minuti sentì suonare la porta, ma siccome non ho il campanello, non mi sono alzata.
sciocchi l'odore della pizza senza mozzarella. Così accettai la pizza, la pagai e subii quello shock. Ma c'era un altro segnale. Quando chiamai la pizzeria, sentì che facevano pizze senza latticini. E così chiamai immediatamente e dissi: ma com'è possibile che la mia pizza è senza mozzarella? E lui, prima che io svenii, disse: sono intollerante al lattosio. Da quel momento non capì più niente. Adesso scusate, ma voglio finire l'intervista qui. Ho dovuto mollare anche una puzza per contrastare quell'odore che ho ancora nel naso. Come abbiamo appena sentito, una storia davvero devastante, una tragedia per questa povera donna. Io intanto la saluto e grazie che è stata qui in trasmissione con noi. E noi, amici di YouTube, con questa settima puntata ci salutiamo. Grazie, questo è tutto dal dottor Bercinge Luccozzi. A voi.